Idroscalo di Ostia, 2 novembre 1975. Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini viene barbaramente ucciso. Lo picchiano a sangue a colpi di bastone, poi lo travolgono con la sua stessa auto. L'omicidio viene attribuito a uno dei ragazzi di vita che lui frequentava, Pino Pelosi. Pelosi all'epoca aveva 17 anni e si dichiarò unico colpevole del delitto. La morte di Pasolini è liquidata come risultato di una squallida lite a sfondo sessuale. Pelosi viene condannato in primo grado per omicidio in concorso con ignoti e nel dicembre del 1976 la sentenza è confermata in corte d'appello. Come per la tragedia di Bascapè, il caso è chiuso in tempi da record, per gli standard della giustizia italiana. Anche in carcere, Pelosi continua a confermare la sua versione dei fatti, assumendosi la colpa di uno degli omicidi più controversi degli ultimi 30 anni. Poi, a sorpresa, nel maggio del 2005, sconvolge l'opinione pubblica rilasciando un'intervista alla giornalista Franca Leosini durante la trasmissione di Rai 3 Ombre sul giallo. Mi ha telefonato Pelosi, diciamo un paio di mesi prima della trasmissione, e mi ha detto: le voglio parlare. Ci siamo incontrati in un posto segreto della città e lui mi ha detto: io desidero dire a lei la verità su quanto realmente è accaduto. Pelosi ritratta completamente la sua confessione e si dichiara innocente. Sul luogo del delitto, secondo questa sua nuova ricostruzione, erano presenti altre tre persone di accento siciliano. Ed è cominciato lì un pestaggio feroce, un pestaggio durante il quale appunto lui ricorda che queste persone dicevano parole di questo tipo, espressioni di questo tipo, fetuso, sporco comunista, frocio, sporco comunista. Avrebbero colpito a morte Pasolini, e sempre loro avrebbero costretto Pelosi ad addossarsene la colpa, minacciandolo di ritorsioni anche contro la famiglia. La verità su quanto accaduto quella maledetta notte all'Idroscalo rimane nascosta per anni. Forse gli anni serviti a Pelosi per veder morire uno ad uno tutti i suoi nemici e sentirsi così al sicuro da eventuali vendette. In quello stesso periodo, insieme alla sua ritrattazione, emerge la testimonianza di Sergio Citti, amico e collega di Pasolini. Citti parla di agguato e nella morte dello scrittore introduce un movente politico. Per Citti, Pelosi fu un'esca per attirare Pasolini ad Ostia verso la sua morte. Il sesso però non c'entrerebbe nulla. A noi che lo abbiamo intervistato all'Idroscalo, Pelosi ha ammesso di essere stato un'esca, lui dice, inconsapevole. Questo è molto rafforzato dalla notizia nuova che lui ci dà, cioè che lui non è stato adescato quella notte alla stazione Termini, ma aveva un appuntamento con Pasolini preso addirittura la settimana precedente. Quindi c'era una settimana di tempo comunque per pianificare quell'agguato. Lui dice che erano 5 persone, i componenti del comando, di 2 di queste fa i nomi che guarda caso corrispondono agli stessi nomi che l'appuntato dei carabinieri Renzo Sansone aveva denunciato insieme ad un terzo in un rapporto giudiziario dell'anno successivo, quindi appena un anno dopo il delitto dell'Idroscalo. Di questi 5 lui fa 2 nomi appunto che sono quelli dei fratelli Franco e Giuseppe Borsellino, adesso morti di AIDS. E poi parla chiaramente lui a questo punto, su lui si tira fuori, dice di essere completamente innocente e parla di un movente politico, di una roba politica. Cosa sarebbe successo? Cosa vi ha raccontato? Come sono andate le cose quella notte all'Idroscalo? Beh, lui parla di un pestaggio brutale, lui dice di essere andato con Pasolini all'Idroscalo, poi di aver visto spuntare dal buio una macchina e una moto, complessivamente con 5 persone che hanno tirato giù Pasolini, lo hanno affrontato duramente, in 5 lo hanno picchiato selvaggiamente, Pasolini urlava, disperato, lui dice di essere voluto intervenire per difendere Pasolini, ma gli è stato impedito da un quarantenne con la barba che gli ha dato un cazzotto e gli ha detto: fatti i fatti tuoi. E poi, dopo averlo lasciato tramortito per terra, gli sarebbero saliti addosso addirittura con la macchina. Quello di Pasolini sarebbe dunque un omicidio politico, ma voluto da chi e perché? Per comprenderlo, bisogna partire dall'ultimo progetto a cui lo scrittore stava lavorando prima che la sua vita fosse stroncata. Petrolio, la sua opera letteraria più ambiziosa. Ho iniziato un libro che mi impegnerà per anni.
forse per il resto della mia vita. Non voglio parlarne, però. Basti sapere che è una specie di summa di tutte le mie esperienze, di tutte le mie memorie. Petrolio racconta il lato occulto della storia italiana. Quello di Pasolini è un romanzo a chiave. Sotto una superficie narrativa si nasconde un contenuto antinarrativo che ha in realtà lo scopo di denunciare l'altra Italia, quella di cui è stato protagonista e vittima Enrico Mattei. La sua è una trasposizione fedele, nascosta dietro nomi di fantasia, degli intrecci di denaro e potere che hanno portato all'ascesa e alla morte del corsaro del petrolio. Una morte che, tra quelle 500 pagine incompiute lasciate da Pasolini, viene attribuita direttamente all'alter ego romanzato di Eugenio Cefis. Petrolio è un libro delle strage. La fine di Mattei, la strategia della tensione, i golpe, i primi attentati, tutto è riconducibile per Pasolini a un unico disegno eversivo concepito nell'ombra. Tra gli architetti di queste oscure trame traspare il nome di Cefis, che per lo scrittore diventa un'ossessione personale. Sì, una vera e propria ossessione, lui lo trasfigura, gli cambia il nome nel suo romanzo, dice chiaramente che tutto parte dal sabotaggio dell'aereo di Mattei, dall'eliminazione, lui la chiama, di Mattei, descrive perfettamente le due fasi della strategia della tensione. Insomma, Pasolini aveva capito con grande anticipo poi alcuni passaggi della vita italiana che poi sarebbero stati bene analizzati dalla Commissione Stragi soltanto nei decenni successivi. Pasolini, un anno prima di morire, aveva scritto in un articolo per il Corriere della Sera: io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, perché mettere insieme i fatti, ristabilire una logica, mettere in scena la ragione e il buonsenso fa parte del mio mestiere, dell'istinto del mio mestiere. E questa coerenza estrema, forse, la paga con la vita. Le informazioni che dovevano restare nascoste sono tutte a portata di mano. Si deve solo avere la costanza e l'intelligenza per cogliere i nessi. Così facendo, Pasolini giunge, con anni di anticipo, a conclusioni simili a quelle del PM Calia, che non a caso incorporerà Petrolio tra gli atti della sua inchiesta, utilizzandolo come fonte per ricostruire le attività imprenditoriali di Cefis. Come De Mauro, lo scrittore avrebbe visto e capito troppo. La sua voce doveva essere messa a tacere. Pasolini dunque sarebbe la terza vittima di quello che voi nel vostro libro avete definito sistema Cefis, un vero e proprio stato nello stato. Praticamente sì. Ecco, quindi Pelosi, fratelli Borsellino e le molte altre comparse in queste vicende non sarebbero altro che ingranaggi, consapevoli o meno, di un meccanismo molto più complesso. Erano anni in cui gli ambienti della malavita, quelli legati alla destra più eversiva, ragazzotti che erano imbottiti di ideologie di destra un po' confuse, molto saltati, venivano poi utilizzati da frange deviate dei servizi per le operazioni sporche. Cefis lascia la scena pubblica nel 1977. Si ritira a vita privata in Svizzera, dove si dedica alla gestione del suo patrimonio, stimato allora in oltre 100 miliardi di lire. Muore nel 2004, lo stesso anno in cui l'inchiesta di Calia viene chiusa dal decreto di archiviazione disposto dal GIP Fabio Lambertucci. Calia, è bene sottolinearlo, non arriverà mai a formulare un'esplicita ipotesi di responsabilità a carico di Cefis, ma a lui dedica una corposa sezione del suo lavoro. La pista interna, la teoria del complotto, per quanto suggestiva e inquietante, rimane ancora da provare. Così come da provare rimane il fatto che Cefis sia stato tra gli architetti di un nuovo ordine, nascosto nelle pieghe di quello legale. Giuseppe Lobianco, per concludere, recentemente dopo la vostra intervista a Pelosi e la pubblicazione del libro Profondo Nero è stata presentata un'istanza al procuratore della Repubblica di Roma per chiedere la riapertura delle indagini sulla morte di Pasolini. Sono stati, sì, un avvocato e una criminologa che hanno presentato un'istanza allegando anche il nostro libro e chiedendo che si riapra per l'ennesima volta questo capitolo ancora oscuro della storia italiana. Questa puntata di Rosso Scarlatto termina qui.